In riferimento a quanto avete sentito nel servizio di News24.it, va ancora una volta rimarcato che la società del Vulture Rio Nero per il momento ha deciso di continuare il campionato, mentre il Melfi ancora non ha preso una decisione ufficiale, ma non si esclude che potrebbe avvenire nelle prossime ore. Va anche ricordato che su questo è intervenuto anche il presidente federale Gravina, che ha espresso il suo orrore per quanto è successo. Occupiamoci adesso della summit a Berlino di ieri sulla crisi libica. È intervenuto anche il segretario generale dell'ONU Guterres, mettendo in evidenza che tutti si sono impegnati a ritirarsi dalle interferenze negli interessi della Libia. Tra l'altro, un impegno importante deve contribuire alla stabilità. Tutti vogliono negoziati sotto l'egida dell'ONU, così come aveva detto anche in queste ore il presidente turco Erdogan. E vogliamo negoziati che portino ad una soluzione pacifica della crisi, e su questo l'Europa ha un ruolo diplomatico importante, come importante è stata anche l'azione dell'Italia, come sottolinea il ministro degli esteri Luigi Di Maio.